Professoressa, si riparte con lo sport a livello scolastico, si riparte con le attività della Federazione Gioco Calcio, settore giovanile e scolastico. C'è qualche novità di rilievo rispetto agli anni scorsi, purtroppo, spesso fermati dal Covid? Sicuramente la novità è quella finalmente di riprendere le attività e questa è una cosa importante, penso, per tutti, quindi sia bambini, sia docenti, sia genitori, a 360 gradi. E noi come federazione, quindi il settore giovanile scolastico, FIGC Molise, è pronto per riprendere tutte le attività, anche a partire dalla scuola dell'infanzia, quindi con il progetto 1-2 Calcia, a seguire Gioco Calciando, quindi scuola primaria. Poi abbiamo i progetti che coinvolgono le scuole secondarie di primo grado con Tutti in Gol e Ragazze in Gioco e a seguire anche i campionati studenteschi, quindi sia con le scuole secondarie di primo che di secondo grado. In più abbiamo anche altre novità, abbiamo il corso per arbitro scolastico, molto importante, quindi che coinvolgerà le istituzioni secondarie di secondo grado e in più abbiamo anche un altro progetto molto bello, è un calcio al bullismo, quindi un tema molto importante. E la federazione è molto sensibile a queste tematiche e anche insomma, da sviluppare, quindi per poter coinvolgere tutti i ragazzi delle scuole. C'è ancora qualche difficoltà che incontrate come federazione ad avvicinare soprattutto le ragazze? Diciamo che sì, le ragazze hanno ancora un po' di difficoltà ad avvicinarsi a questo sport, però devo dire che la federazione si sta muovendo molto in questa direzione e noi come settore giovanile scolastico promuoviamo proprio dei progetti molto importanti per il femminile. Devo dire che ecco, se si parte dai primi anni, quindi dai 3 anni con i progetti che promuoviamo, sicuramente avremo dei risultati insomma, importanti poi con il tempo. Quindi siamo fiduciosi. Quindi in una maggiore partecipazione delle ragazze a questo gioco. L'Italia al femminile che ha raggiunto da poco il professionismo è un incentivo, un'opportunità maggiore anche alla base, nel piccolo, per le ragazze? Beh, sicuramente è una motivazione in più per poter praticare questo sport che effettivamente non è prettamente maschile, anzi, c'è tanto di femminilità anche in questo sport, quindi sicuramente saranno quello stimolo in più per poter dare, ecco, la motivazione e la spinta per poter praticare questo sport.